Le idee su cui si basa quello che oggi è l'Unione Europea sono state formulate la prima volta il 9 maggio 1950 dal ministro degli esteri francese Robert Schuman in un discorso che cominciava con queste parole: «La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano». L'attuale Unione Europea nasce dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Viene istituita per porre fine ai vecchi contrasti che hanno portato alle guerre del XX secolo e per creare prosperità mediante la collaborazione fra tutti gli europei. I sei paesi fondatori, Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, intendono anzitutto garantire la pace fra i vincitori e i vinti del Secondo Conflitto Mondiale. Con il trattato firmato a Roma nel 1957, i paesi fondatori decidono di dar vita alla Comunità Economica Europea, basata su un mercato comune. Da allora il numero degli Stati membri cresce gradualmente a 15 attraverso successivi allargamenti e dal 1993 la CE viene rinominata ufficialmente Unione Europea per sottolineare, accanto alla consolidata cooperazione economica, la volontà di costruire un progetto politico di unificazione del continente. L'assetto politico e istituzionale europeo subisce una radicale trasformazione con la fine della Guerra Fredda, la caduta del Muro di Berlino nel 1989, la riunificazione tedesca del 1990 e la democratizzazione dei paesi dell'Europa centro-orientale, fino ad allora sotto influenza sovietica. A partire dagli anni 2000, l'UE realizza i suoi progetti più ambiziosi, l'introduzione della moneta unica, l'euro, e il più grande allargamento della sua storia, attraverso l'integrazione di 12 nuovi Stati membri fra il 2004 e il 2007. Oggi i cittadini dell'Unione superano i 500 milioni, gli Stati che la costituiscono sono 28 e 24 le lingue ufficiali. Dei paesi nati dalla dissoluzione della Jugoslavia fanno ormai parte dell'Unione la Slovenia dal 1 maggio 2004 e parte anche dell'area di libera circolazione denominata Schengen e della moneta unica e la Croazia entrata nel luglio 2013. Gli altri stati del sud-est Europa sono già avviati nel loro percorso europeo ed alcuni sono paesi candidati e faranno il loro ingresso nell'Unione nei prossimi anni.